Corriamo, allora, Memorial Davide Rabotti è stato quel torneo tra la Reggiana, il Sassuolo e il Santos che l'ha organizzato e la squadra albanese dello Skodra. Ci racconta tutto, ve l'abbiamo presentato quando la squadra albanese è stata ricevuta in Città del Tricolore. Adesso parliamo del torneo, ce lo racconta Lorenzo Chierici. Tanto bel calcio e tanto agonismo e anche un po' di inevitabile commozione, soprattutto al momento della premiazione, quando Alfredo e Simonetta Rabotti, genitori di Davide, hanno consegnato i premi ai protagonisti di una bella serata di sport che ha portato tantissime persone ad assistere alla manifestazione in Via Fano di giovedì sera. Sullo splendido sintetico del Santos, che per l'occasione ha inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a LED realizzato totalmente a spese della società, a trionfare è stato il Sassuolo, la formazione guidata dall'ex bandiera granata Maurizio Neri, che prima ha battuto la Juniores dello Skodra per 3-2 al termine di una gara tiratissima ben giocata da ambo le parti, per poi sconfiggere proprio il Santos in finale per 3-0 al termine di una partita un po' a senso unico. Nell'altra semifinale, gli allievi della Reggiana, guidati da Billo Orlandini, storico giocatore del Castellarano dei Miracoli, dopo un equilibratissimo 0-0 col Santos, sono stati sconfitti ai calci di rigore dalla compagine di casa, magistralmente condotta da mister Dario Bonini, che ha prevalso sui Granata per 4-3 dal dischetto. La finale per il terzo posto ha visto invece protagoniste Skodra e Reggiana. Dopo una partita agonisticamente intensa, forse troppo, ha prevalso la compagine Granata per una rete a zero. Poi il momento delle premiazioni, con la commozione del presidente Giovanni Anceschi nel ricordare un amico, un ragazzo che ha lasciato troppo presto tutti coloro che gli hanno voluto bene a causa di uno sfortunatissimo gioco del destino. Il direttore generale della Reggiana, Vittorio Cattani, ha consegnato un mazzo di fiori alla signora Simonetta Rabotti, madre di Davide. Poi la famiglia Rabotti, assieme al direttore sportivo del Santos, Cristian Paganelli, ha premiato con la coppa del quarto posto i ragazzi allo Skodra, che il giorno dopo il torneo, quindi venerdì 22, sono stati accompagnati dai volontari del Santos a visitare la pietra di Bismantova, per poi rientrare in serata nelle case delle famiglie che li hanno gentilmente ospitati in questi giorni reggiani e ripartire l'indomani per l'Albania. Eccellente l'organizzazione anche del contorno da parte del Santos con i ragazzi della prima squadra che hanno cotto gnocco fritto e servito per tutta la sera al punto ristoro. Alla premiazione era presente anche l'assessore allo sport del comune di Reggio Emilia, Raffaella Curioni, che ha invece premiato la Reggiana accompagnata dal direttore generale Granata Vittorio Cattani, che ha conquistato il terzo posto. Poi il Santos, secondo classificato con pieno merito, premiato proprio dallo stesso Vittorio Cattani, oltre che dalla famiglia di Davide. E infine il Sassuolo di Maurizio Neri, che ha messo in mostra giocatori veramente di grande spessore per fisicità, tecnica e condizione, tra i quali l'esterno mancino Francesco Bolondi, l'anno scorso nelle file del Santos, quest'anno ceduto proprio al Sassuolo, autore in finale di un gol stratosferico contro la sua ex squadra. L'assessore Curioni ha poi consegnato ai neroverdi il titolo 2023 del Memorial Rabotti. Infine, i ragazzi dello Skodra hanno regalato una maglietta al presidente del Santos, Giovanni Anceschi, per l'ospitalità ricevuta. Poi un grande applauso finale per Davide, che grazie a questo torneo continuerà a vivere nel cuore di tutti e a correre per sempre sul prato di Via Fano. Per quei pochi che non lo sanno, ricordiamo ancora Davide Rabotti, era uno dei due ragazzi morti 2 anni fa durante il rally dell'Appennino reggiano. Ricordate quella macchina che sbandò e travolse due ragazzi? Ecco, era Davide Rabotti proprio, lo vogliamo ricordare anche noi in questo modo.